In questo video voglio farti vedere come utilizzo il software LiDAR 360 di gestione delle nuvole di punti per generare le curve di livello data una nuvola di punti, passando attraverso la classificazione del terreno, perché le curve di livello si devono riferire al terreno, e facendoti vedere che il risultato che ti dà LiDAR 360 con uno dei particolari strumenti che ti mette a disposizione, in questo caso la possibilità di generare curve di livello direttamente dalla nuvola di punti senza passare da un raster, dà dei risultati che sono davvero molto molto interessanti e molto capibili, comprensibili, poco incasinati e anche belli da vedere. Allora, prima di andare dentro LiDAR 360, ti vorrei far vedere dentro Cloud Compare, un altro software di gestione delle nuvole di punti, che c'è la possibilità anche qua, assolutamente sì, di generare delle curve di livello. Cloud Compare ti permette di generare delle curve di livello soltanto passando attraverso il DEM. Non lo fa solo Cloud Compare, lo fanno anche altri software, anche alcuni software Structure from Motion, che implementano al loro interno la possibilità di generare curve di livello, quindi elementi vettoriali caratteristici del terreno, dell'orografia e dell'altimetria del terreno, passano attraverso un raster, un modello digitale di elevazione. Questa è la nuvola di punti che utilizzo sia qui che in LiDAR 360. È un pezzetto di una nuvola più grande, una nuvola fotogrammetrica, è un'area di cava, e ho lasciato apposta queste parti, questa zona qui dove ci sono un paio di baracche, dei blocchi di marmo, degli escavatori, delle macchine e dei mezzi, e questa zona di versante dove c'è un po' di vegetazione, per farti vedere anche quello che secondo me non deve essere fatto quando si generano delle curve di livello, ossia fregarsene di quello che ti dice la nuvola di punti e prendere per buono tutto quello che ti genera lo strumento che poi ti genera le curve di livello. Le curve di livello sono rappresentative del terreno, solo del terreno, se le intendiamo da un punto di vista topografico. Poi potremmo aprire mille parentesi su curve di livello utilizzate per descrivere altre cose, però nell'ambito della topografia del terreno devono essere caratteristiche del terreno. Quindi curve di livello, che ti farò vedere come vengono fuori in questo caso, ti riprendono la presenza di queste baracche, la presenza della vegetazione, sono sbagliate, o meglio non sono rappresentative del terreno. Allora vediamo prima però che cosa genera Cloud Compare utilizzando lo strumento di rasterizzazione. Lo strumento di rasterizzazione ti permette di generare un DEM, un modello digitale di elevazione, in questo caso è un DSM, perché non abbiamo fatto nessun tipo di discretizzazione, non abbiamo pulito la nuvola di punti, e quindi prendiamo tutto quello che ci fa vedere a video il modello tridimensionale che abbiamo creato. Creo curve di livello, voglio creare delle curve di livello con un passo un metro, quindi creo una maglia di un raster con un passo un metro. Non interpolo le cellule vuote, e faccio sì che dove trova vuoto il software non crei il raster, non crei i punti del modello digitale di elevazione. Genero la griglia. Questo è il modello digitale di elevazione, il raster, sulla base del quale il software può creare le curve di livello andando qua. Contour plot, in questa finestra, lui mi dice qual è il valore di partenza delle curve di livello che vuoi creare all'interno di questo modello, utilizzando questo modello 2,5D, io gli dico 4,64, lui mi stava già dando un'indicazione sul valore minimo corrispondente all'elevazione, la minima elevazione della cella all'interno del raster, considerando tutte le celle all'interno di questo raster. Voglio curve di livello a un metro, gli dico generate, lui mi genera le curve di livello e gli chiedo esporta le curve di livello, e lui me le ha esportate agganciandomi alla nuvola di punti. Ora, guardando il versante, proviamo a spegnere il... Allora, togliere questo box rosso. Per togliere il box rosso devi fare clic al di fuori della... in una zona vuota all'interno dell'albero dei layer. Ecco qua, forse è tutto un po' più pulito. Guardandolo da lontano, questo può anche andare abbastanza bene, e tutto sommato va bene perché il versante in questo caso è poco vegetato, le strade sono prese bene, le curve di livello sono rappresentative degli elementi strada. Però se vado a fare uno zoom qua, mi rendo conto che ci sono delle cose che da un punto di vista della rappresentazione del terreno con le curve di livello non vanno tanto bene. E provo a mettermi un attimo di fianco, vedi che per esempio questo piccolo dosso lungo questo versante è in parte vegetato, e le curve di livello, ora non vorrei ubriacarti ruotando troppo la nuvola di punti, le curve di livello abbracciano la vegetazione. Perché? Perché hanno trovato dei punti nella nuvola di punti, ma chiaramente il software non sa, e nella rasterizzazione non sa quale è terreno e quale invece è in questo caso vegetazione, e lui ha creato delle curve di livello che vanno a toccare tutti questi punti, dandomi una rappresentazione scorretta, se la intendiamo come rappresentazione del terreno.
Se spengo la nuvola di punti, ti rendi conto che ci sono anche le curve di livello che rappresentano le baracche in questa zona, queste sono curve di livello che rappresentano l'escavatore, queste sono curve di livello che rappresentano i blocchi di marmo che sono presenti nella nuvola, eccoli qua, questi blocchi, sono tutti elementi che sì sono presenti nella nuvola di punti, ma non sono, ma non sono caratteristici del terreno, anche qua c'è evidentemente un po' di vegetazione. Queste cose andrebbero tolte ed è questo uno dei motivi per cui affidarsi a un software che edita le nuvole di punti con una serie di algoritmi anche di classificazione del terreno automatici o semi-automatici ti permette davvero di fare la differenza sì in termini di risultato, ma il risultato lo puoi ottenere anche lavorando sulla nuvola dei punti in Cloud Compare, ci vuole soltanto un po' di tempo, ma è proprio il tempo che ti permette, è proprio la differenza in termini di tempo che è davvero pesante nell'ambito poi di un lavoro e nell'ambito poi di una sorta di analisi costi-benefici di noi professionisti che lavoriamo su una commessa e quindi dobbiamo cercare di massimizzare il più possibile il tempo che dedichiamo a quella commessa. Ora, cercando di non perdermi troppo nell'introduzione perché Leader 360 non te l'ho ancora fatto neanche vedere, prendo queste curve di livello e le salvo in shapefile perché le voglio portare in Leader 360 e da lì poi ci facciamo anche qualche confronto alla fine del video. Allora, seleziono le curve di livello, così guardiamo anche come si può esportare una curva di livello in formato shapefile, le seleziono tutte. Salva, scelgo la cartella in cui le voglio salvare e le chiamo CLV, CC che sta per Cloud Compare, e le chiamo, ci metto un trattino DSM, per stare a significare che queste curve di livello sono generate da un modello digitale della superficie. Salva. Allora io gli dico che la dimensione verticale è la Z, poi lascio tutto invariato, non voglio polilinee 2D ma voglio elementi 3D e lui dovrebbe aver salvato le curve di livello, infatti me le ha salvate nella cartella di lavoro in cui sto lavorando dove dentro c'è la nuvola di punti e poi ci sono i file associati allo shapefile, il database, lo shapefile SHX, noi importeremo dentro lo shapefile, Leader 360 prende questo e siamo pronti per andare adesso in Leader 360. Cloud Compare lasciamolo un attimo acceso, tanto aperto, tanto non ci dà fastidio. In Leader 360 prendiamo la nuvola di punti e carichiamola dentro, brutalmente la trascino. Anche Leader 360 ti propone uno shifting, cioè ti propone un cambiamento delle coordinate, un cambiamento interno delle coordinate in modo tale che il software sia in grado di gestire meglio le coordinate di ciascun punto. Quando succede questo? Quando le coordinate, quando i numeri associati alle coordinate di ciascun punto sono numeri grandi. E in questo caso sto lavorando con una nuvola di punti, i cui punti sono già referenziati nel sistema di riferimento Roma 40, e il Gauss-Boaga, sono ogni coordinata è formata da un sacco di numeri, sono milioni di metri o centinaia di migliaia di metri e quindi milioni di punti con tutti questi numeri per ciascuna delle coordinate creano un po' di difficoltà al software a elaborare questi dati. Allora lui ti propone uno shifting che non è distruttivo, il dato in output poi te lo ridarà così come è il tuo dato in input. Apply all e lui carica la nuvola di punti. Spero che carichi la nuvola di punti, si sta caricando la nuvola di punti e questa è la stessa nuvola di punti che ho caricato dentro Cloud Compare. Ora c'è la possibilità di generare anche qui il modello digitale delle superfici. Se vado qua su Terrain, il software mi dà la possibilità di generare un DSM, quindi mi dà già la distinzione Leader 360 tra DEM e DSM. Per lui il DEM è il DTM, quindi modello digitale di elevazione, tant'è che se io clicco qua su DEM, lui mi dà un messaggio di errore, mi dice non c'è nessuna nuvola di punti che ha le caratteristiche tali da potermi permettere di fare un calcolo del DEM. E qua sotto lui mi dà nella finestra, diciamo nella dialog box, mi dà un'informazione, mi dice guarda, questa nuvola di punti R2.LayData non contiene elementi del terreno, per favore classifica il terreno prima e poi riprova a farmi creare il DEM perché altrimenti non riesco a farlo. Diverso è se facessi il DSM, lui in questo punto
ho due schermi, per cui la finestra mi è scappata dall'altro. A questo punto lui mi dà la possibilità di generare un DSM, perché non gliene frega niente di avere il ground, il DSM prende tutto, non lo faccio, però in questo caso è la possibilità di creare un DSM che, utilizzando la stessa cella, quindi dimensione di un metro, assomiglierà molto al solito DSM che abbiamo generato con Cloud Compare. Non lo faccio perché altrimenti veramente questo video diventa il più lungo della storia. Dobbiamo classificare il terreno, ok? Affinché la nuvola di punti abbia degli elementi tali da poter permettere la generazione delle curve di livello, oppure, ribaltando la frase, affinché le curve di livello siano caratteristiche dell'elemento terreno, è necessario che la nuvola di punti sia classificata, ci siano degli elementi del terreno. Questo è il primo passo che è necessario fare dentro LiDAR 360 per tirare fuori delle curve di livello che siano significative: classificare il terreno. Questa nuvola di punti, tutto sommato, è abbastanza semplice da classificare, non ha grosse difficoltà ed è anche abbastanza piccola, per cui la facciamo in diretta. Clicco sulla nuvola di punti, ma non serve neanche cliccare. Classify ground point, è sempre nell'altra finestra. Lui mi dice: ok, quale nuvola di punti vuoi classificare? Ce n'è soltanto una. Da dove vuoi andare? Da che classe vuoi andare? Da classi mai classificate? Tutti questi punti non sono mai stati classificati, per cui in questo momento ricadono tutti quanti nella categoria Never Classified, alla classe Ground. Qual è la massima dimensione degli edifici, se ci sono, all'interno di questa nuvola? Io l'ho misurato prima, questa nuvola ha questa baracca, possiamo considerare l'unico edificio che è presente, ce ne sono due, la più grande ha un lato lungo di 7 metri, metto 7 metri, non sto tanto a lavorare su questi parametri perché non è in questo video che voglio farti vedere come si classifica il terreno in una nuvola di punti. Ne ho già fatto uno che riguarda proprio la classificazione del terreno e so che più o meno questi parametri vanno abbastanza bene. Gli do ok, lui dovrebbe fare abbastanza presto. Alla fine, come output, mi ha classificato, mi ha dato a video e in output punti che secondo lui sono punti del terreno. Vedi che questa nuvola è bucherellata, nella nuvola non ci sono più non ci sono alcuni elementi che ritroviamo nella nuvola originale, quindi faccio uno switch di visualizzazione, display by classification, e niente, oggi la finestra è dall'altra parte perché ce l'avevo di là prima, il software. Questi sono i punti, nuvola di punti non classificata, ecco, forse si vede bene qua dove c'è tutto questi bozzi di vegetazione. Vedi in bianco tutti i punti mai classificati. Se torno alla classificazione, dove ti faccio vedere soltanto il terreno, ecco che gli elementi sono molti di meno. La tendenza di questo algoritmo è quella di darti in output punti del terreno molto discreti. Alla fine ti servono dei punti che siano significativi del terreno e il software preferisce dartene di meno, molti di meno, rispetto alla totalità dei punti della nuvola. Su questo parametro si può lavorare per averne di più, proprio tra i parametri della classificazione del terreno. Ma questi punti sono solidi, sono buoni, vedi che ci sono una serie di buchi, e beh, questi buchi sono proprio in corrispondenza di quelle che erano le porzioni vegetate. Qui ci sono i buchi, si vedono forse abbastanza bene, spero che tu riesca a vederli. Magari provo a aumentare un pochino la dimensione dei punti per farti vedere un po' meglio in questa fase. Ok, in questa zona si vedono abbastanza bene dove erano le due baracche presenti e c'è quasi una sagoma rettangolare. In questo modo io ho i punti del terreno. A questo punto ti voglio far vedere due processi che in LiDAR 360 ti permettono di creare le curve di livello. Ce ne sarà anche un terzo, te lo accenno alla fine, ma poi lo vediamo, credo di affrontarlo meglio in un altro video perché è molto interessante e forse richiede un po' di tempo. Il primo processo è quello analogo a Cloud Compare, quindi passare attraverso un raster. Allora c'è una serie di tool qui e bisogna andare nel menu Terrain per generare le curve di livello e per creare i raster. Quindi creo un DEM a questo punto, ho del terreno, ho dei punti del terreno, lui non dovrebbe più darmi l'errore che mi ha dato prima, e infatti mi apre la finestra dove mi dice: ok, senti, qual è la nuvola di punti che vuoi utilizzare per creare il DEM? R2 LiData, c'è solo questa. Qual è la dimensione della cella del DEM in output? Buffer size, lasciamo questo valore a un valore di 5, adesso non entro tanto nel dettaglio in questa parte. Metodo di interpolazione IDW, Kriging e TIN, utilizzo il TIN.
dove hai la possibilità di riempire i buchi, e questa è una cosa importante perché in questo caso la nuvola è bucherellata, perché il terreno, la classificazione del terreno mi ha restituito una nuvola che è bucherellata laddove non c'era terreno. Scegli la cartella di destinazione del file TIFF, lui ti crea un TIFF, scegli il nome, gli dai OK, lui genera un modello digitale di elevazione, ti chiede se vuoi aggiungere al progetto, gli dico di sì. Adesso succederà una cosa particolare dentro LiDAR 360 che in alcuni casi può spaventare, perché uno pensa di aver rotto il programma, in realtà non è così. Lui carica il modello, chiaramente carica il raster 2,5D dentro l'area di lavoro. A questo punto però, se ci fai caso qui, lui è passato dalla visualizzazione 3D alla visualizzazione 2D. E se tu provi a cliccare col tasto sinistro e a orbitare la nuvola di punti, non hai possibilità di farlo. Questo perché? Perché hai inserito all'interno del software un elemento 2D. Nel momento in cui c'è un elemento 2D, il software ti blocca la rotazione e non ti permette di fare nessun tipo di orbita, perché l'elemento 2D non riesce a orbitare, neanche se passi alla vista 3D. Lui ti dice: questa finestra contiene un dato 2D, non puoi passare, lo schiaccio, non puoi andare alla finestra 3D. Quindi se vuoi andare alla finestra 3D, lo facciamo dopo, devi eliminare l'elemento raster dall'albero dei layer. Qui c'è il gruppo raster e qui dentro ti ci ha messo l'elemento TIFF. Allora, però teniamolo un attimo dentro questo e facciamo un attimo uno zoom. Vedi, questo è il modello digitale di elevazione. I buchi sono stati tutti riempiti, come con un'interpolazione, prendendo le informazioni dai dati che ci sono vicino, dalle celle vicino. Non è stato interpolato l'esterno, e questa è una buona cosa perché non abbiamo un modello digitale di elevazione troppo paciugato. A questo punto gli chiediamo al software di creare delle curve di livello a partire dal modello digitale di elevazione. Il comando è questo: raster to contour, quindi dal raster alle curve di livello. Vabbè, qui è semplicissimo, devi selezionare il TIFF file, quindi lui ha bisogno del DEM, che è questo, se lo prende, o meglio lo riconosce, o meglio nel menu a tendina nella cartella di lavoro ti dà già la disponibilità del DEM che abbiamo appena generato. Scegli qual è l'intervallo delle curve di livello e puoi mettere un valore al contour base, il default value è 0, eventualmente potresti, ora qui io non mi sono mai preoccupato di fare un cambio di valore in questa zona, proviamo a leggere questa finestra, è l'elevazione delle linee di livello generate, è calcolata a partire, dall'elevazione base, ok, quindi sì. Lui ti sta chiedendo qual è il, scusa, l'ho letto insieme a te quindi mi sono un attimo un po' perso. Lui ti sta chiedendo da dove inizio a contare più 1, più 2, più 3, più 4 per quanto riguarda le curve di livello che sto generando. Da 0 assolutamente sì, perché stiamo parlando di un dato topografico, però se tu magari volessi, avessi un, se fossi in un'elevazione a più 1000 e non ti interessa avere la quota assoluta, potresti scrivere 1000 e lui ti genera le curve di livello a partire da quel dato, quindi potresti avere anche delle curve di livello negative, o comunque ad esempio l'elevazione 1010 ti verrebbe scritta come 10. Non so se mi sono spiegato, ma credo che non sia molto importante. Lascia pure 0, che va bene così. Metti qua la destinazione delle curve di livello in formato shapefile, ok. Lui ti dice: aggiungi il dato al progetto? Sì. E lui ti aggiunge le curve di livello in formato shapefile all'area di lavoro. Ora, a questo punto mi sono dimenticato di caricare le curve di livello, lo shapefile che ho generato dentro Cloud Compare. Lo facciamo adesso, quindi io vado nella cartella di lavoro che mi sono perso, eccola qui, prendo CLV, CCDSM, shapefile, lo porto dentro, eccolo qua, è stato abbastanza veloce, essendo tutto già referenziato lui fa presto a portare dentro le curve di livello. E a questo punto io direi che posso togliere, così ci togliamo dall'imbarazzo del vincolo in 2D, posso togliere il raster, quindi destra, tasto destro, remove, e ora posso ritornare alla vista 3D. Allora, che cosa è successo? È successo che le curve di livello, queste curve di livello shapefile, sono elementi 2D perché sono vincolati al raster 2D, mentre le curve di livello che ho generato da Cloud Compare sono elementi
3D e quindi si aggancia alla nuvola di punti. Allora, per confrontare le curve di livello calcolate in Cloud Compare e quelle calcolate con il DEM in LiDAR 360, mi metto nella vista dall'alto e mi metto nella proiezione ortogonale in modo tale che zoomando le riesco a confrontare. Spengo la nuvola di punti, o meglio, lascio la nuvola di punti accesa, però chiedo una vista in RGB in modo tale da vedere tutto quanto. Forse non è stata una grande cosa, perché vedo sì, ma un po' incasinato, quindi spegniamo la nuvola di punti, va. Allora, cosa vedo? Vedo che le curve di livello generate in Cloud Compare ovviamente hanno tutti i problemi che abbiamo visto prima. Le curve di livello generate dal DEM in LiDAR 360, una volta che il DEM l'abbiamo fatto sui punti del terreno, vanno molto meglio. C'è ancora qualcosa qui che non è che mi piaccia molto, ci sono queste cuspidi, qualcosa che in realtà non è molto rappresentativo del terreno. Sono curve di livello decisamente meno spigolose di quelle generate in Cloud Compare, però ancora qualche spigolo, qualche punto, qualche sputacchio qua e là ce l'hanno. Secondo me il modo più efficace, uno dei due modi più efficaci per generare le curve di livello una volta classificata la nuvola di punti, il terreno a partire dalla nuvola di punti, è utilizzare il comando di LiDAR 360 che ti fa generare le curve di livello direttamente a partire dalla nuvola di punti. E allora facciamo così. Lasciamo tutto qua dentro, poi semmai ci riportiamo nella vista dall'alto ortografica, quindi andiamo in perspective view, spegniamo un attimo le curve di livello che abbiamo importato, riaccendiamo la nuvola di punti, semmai gli possiamo chiedere di farci vedere soltanto i punti del terreno. Il comando di generazione delle curve di livello a partire dai soli punti lo trovi sempre in terrain. Se prima abbiamo usato Raster to Contour, ora usiamo Point Cloud to Contour, e ovviamente la finestra è di qua, e si apre questa finestra che è abbastanza ricca di elementi, e Contour Base di nuovo, il punto di partenza nel calcolo dell'elevazione delle curve di livello, la lunghezza massima dei triangoli, e questi parametri ti permettono di raffinare, smussare e di lavorare molto sulla forma finale delle curve di livello affinché tu abbia in output un dato anche molto esteticamente bello da vedere e armonioso, morbido, pulito, rappresentativo del pur sempre rappresentativo del terreno. Interessante questa parte, puoi scegliere di generare su layer distinti curve di livello minori, scegliendo la spaziatura, basiche o maggiori. Di default è 1, 5, 10, puoi cambiare veramente come vuoi in funzione della nuvola di punti, puoi scegliere il colore delle curve di livello associate a ciascuna etichetta, minore, base, maggiore, lo spessore della linea. E qui hai una finestra, un'area all'interno di questa finestra di ottimizzazione, dove lavorando su questi parametri puoi davvero ottimizzare la rappresentazione grafica delle curve di livello. Puoi scegliere di generare le polilinee o i DXF. Se generi DXF, il software non le importa nel progetto, ma ti crea un file DXF mantenendoti queste caratteristiche, quindi layer separati, questi colori. Io scelgo di generare gli shapefile, così le carico dentro l'area di lavoro e vediamo un po' le differenze. Di nuovo scegli la destinazione dove vuoi mettere il file shapefile, gli dai ok, fa abbastanza presto, vuoi aggiungere il dato al progetto, ok. Ok, lui ha generato delle curve di livello 3D a partire dalla nuvola di punti, quindi differenza con il dato generato dal DEM è che le curve di livello generate dalla nuvola di punti sono 3D. Il dato del DEM, eccolo lì, è 2D, ok? Le curve 3D in questo caso hanno la solita caratteristica delle curve 3D generate con Cloud Compare, si agganciano alla nuvola di punti. La differenza però è che queste curve di livello generate con il comando Point Cloud to Contour, a mio avviso, sono molto eleganti, chiamiamole così, sono belle da vedersi, sono morbide. Ora, non è detto che sia la soluzione migliore, non è detto che sia in questo caso specifico la migliore rappresentazione possibile o la migliore rappresentazione per il caso che stiamo trattando. Questo dipende da caso a caso e lo puoi variare lavorando sui parametri di ottimizzazione delle curve di livello. Però sicuramente guardando le curve di livello, ora poi lasciamo stare delle aree di bordo su cui ti faccio una parentesi, guardando queste curve di livello
vedo una rappresentazione che mi caratterizza il versante sicuramente, perché vedo le zone a diversa pendenza, vedo i versanti, vedo la strada, ma non mi crea casino, no? Quindi le curve di livello intanto sono organizzate in maniera corretta, anche se viste in planimetria dall'alto potrebbero intersecarsi, perché lavorando sul 3D le curve di livello possono tendere all'intersecazione. Quindi se io la vedo questa parte qua, ad esempio, vedi che qui c'è la parte che va un po' verticale e chiaramente le curve di livello sono state create in maniera corretta. Però se io vado dall'alto, in una vista dall'alto, e mi metto in una vista ortografica, orthogonal projection, ok, no, è ok, no, mi sembrava che si intersecassero, ma si vede che ho ho girato troppo la nuvola di punti e quindi ero andato a fare una roba di questo tipo. Quindi per ora è ok, però considera che può capitare che le curve di livello con questa rappresentazione si intersechino, perché lavorano sul 3D. A quel punto sta a te poi decidere se è preferibile utilizzare un modello digitale di elevazione che ti toglie questo problema perdendoti un po' le informazioni, oppure questa rappresentazione lavorata a partire dai punti della nuvola. Accendo le curve di livello utili calcolate con il DEM, mi metto nella vista dall'alto, sono già nella vista, nella prospettiva, nella proiezione ortogonale, sì. Spengo la nuvola dei punti, vedi che queste curve di livello hanno smussato ancora di più l'andamento del terreno, o meglio, hanno smussato ancora di più la spigolosità delle curve di livello generate col DEM, e questo è legato tutto ai parametri di ottimizzazione, ma poi hanno tralasciato anche elementi che creavano questi disturbi nella nuvola, nelle curve di livello generate dal DEM, creando tutto quanto molto, creando un tutt'uno molto molto più armonioso. Il problema delle zone di bordo esiste, quindi non si può negare che ci sia problema nelle zone di bordo. È quasi meno accentuato per quanto riguarda la creazione delle curve di livello a partire dal DEM rispetto alle curve di livello a partire dalla nuvola di punti. E va messo in conto che al bordo lui praticamente non ha una serie di informazioni legate a questa zona dove c'è vuoto, e quindi cerca di fare il meglio possibile. Quindi il mio consiglio è: estendi il rilievo in modo tale che poi, quando avrai generato le curve di livello, ci darai un bel taglio, non perderai informazioni importanti e ti toglierai di mezzo l'errore legato alle zone di bordo. Diciamo, nell'elaborazione fotogrammetrica i problemi legati alle zone di bordo ci sono praticamente in ogni fase del processo, a partire dalla nuvola di punti densa per arrivare al DEM, alla mesh, anche all'orto mosaico, e quindi chiaramente se le portano dietro anche le curve di livello. Però tutto sommato credo che questo dato sia molto pulito e sia un ottimo risultato in termini di rappresentazione del terreno utilizzando lo strumento vettoriale delle curve di livello. C'è un terzo strumento che io utilizzo tanto quando i casi sono molto più complessi, e lo vediamo in un video a parte, te lo anticipo comunque: è quella di generare un TIN, quindi un modello solido, una superficie solida a triangoli, e poi a partire dal TIN generare le curve di livello. Questo strumento è molto interessante perché Cloud Compare no, LiDAR 360 ti dà la possibilità di modificare puntualmente il TIN, quindi correggendo eventuali errori o cuspidi o imperfezioni del modello, e una volta finita la correzione puoi creare le curve di livello sul modello ottimizzato. È molto potente, richiede un po' di tempo, però i risultati sono molto molto interessanti, specialmente laddove il terreno o il modello è un po' incasinato e è particolarmente complesso. Questo insomma è un po' quello che utilizzo per generare le curve di livello, e spero che sia stato utile. LiDAR 360 è un software molto potente nel momento in cui ti permette di automatizzare il processo classificandoti in maniera egregia i punti del terreno a partire da una nuvola di punti che sia classificabile in questo senso, e ti permette veramente di massimizzare il risultato minimizzando lo sforzo. Alla fine io ho estratto le curve di livello insieme a te in questo video, non so da quant'è che sto parlando, è una mezz'oretta, però tutto sommato abbiamo un dato interessante e utile e già pronto per essere esportato in una planimetria o in qualunque altra destinazione lo vogliamo esportare. Diversamente avrei ottenuto lo solito risultato, magari solito no, però ci sarei andato molto vicino, ma probabilmente avrei dovuto lavorare parecchio pulendo la nuvola di punti e cercando di
trattare il dato in modo tale che l'output assomigliasse il più possibile a questo tipo di dato. Forse ci avrei messo un bel po' di tempo in più, e quindi alla fine uno deve fare anche i conti in questo senso quando poi deve affrontare un lavoro o comunque deve valutare uno strumento da utilizzare per fare il suo lavoro. Comunque mi fermo qui perché sto un po' dilagando. Spero che ti sia stato utile questo video. Se ti va di connetterti con 3DMetrica, 3DMetrica.it. 3DMetrica.it e basta, lì ci trovi gli articoli del blog, puntate del podcast, link ai video su YouTube, è insomma un po' un hub per arrivare a tutti gli altri canali di 3DMetrica. C'è il canale Telegram di 3DMetrica, telegram.me/3DMetrica, un canale molto informale. E, altrimenti, se pensi che queste cose siano utili e se pensi che valga la pena sostenerle, puoi scegliere di diventare un finanziatore, un produttore, un sostenitore di 3DMetrica. 3DMetrica.it/supporta e puoi davvero darmi il tuo contributo fattivo tramite una campagna di crowdfunding e darmi il tuo aiuto, farmi capire che insomma queste cose sono utili e a permettermi di renderlo ancora più sostenibile. Grazie per aver visto questo video, ti do l'appuntamento al prossimo e ti saluto fortissimo. Ciao da Paolo Corradeghini.